la velocità incrementale del cambiamento, la massa critica e un'analisi competitiva seria che sia in condizione di far capire la sostenibilità dello sforzo, sono i tre elementi oggi chiave per riuscire a guadagnare una leadership in Europa e nel mondo. È sempre più importante identificare dei campi competitivi che abbiano una possibilità di reale competenza distintiva da parte nostra. Quindi le imprese devono chiedersi perché esistiamo, perché abbiamo il presupposto di riuscire a fare questo meglio di altri, o più in fretta o che costi meno di quanto lo fanno costare gli altri. Sono tre elementi che vanno considerati e vanno rielaborati in continuazione, perché se guardate come si sono evolute le leadership nel mondo, voi vedrete che le leadership di 30 anni fa sono molto diverse dalle leadership di oggi. E sostanzialmente quelle che saranno le future leadership sono semplicemente quelle che riescono a leggere quello che succederà nell'ambito del cambiamento che continua a esserci sulle nuove tecnologie e sulla combinazione fra diversi approcci. Sulle competenze manageriali il suggerimento è di essere molto molto attenti prima di tutto alle vostre caratteristiche. Voi dovete capire qual è la vostra cifra, cosa vi piace veramente, cosa vi piace andare a studiare e a vedere di su quello creare un valore aggiunto coniugandolo con la necessità di approfondimenti continui e di riuscire ad andare a capire e intercettare queste leve di cambiamento. Il requisito vero sarà quello di riuscire a sviluppare quella competenza realmente in termini di sostenibilità e di competitività. Misuratevi su campi molto piccoli che vi diano la misura di quello che state facendo. La misura e il tempo di quello che riuscite a fare è il requisito vero della competizione. Se riuscite a fare questo in un modo o nell'altro, magari anche profondamente differente da quello che avete pensato all'inizio, ma vedrete che in qualche modo ve la saprete cavare alla grande.